Ciao, bentrovati, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di qualcosa di completamente diverso da quello che trovate all'interno del mio canale. Questa volta non abbiamo un tutorial, ma abbiamo un viaggio all'interno di quella che è una delle ultime mie fatiche editoriali. Un volume dal titolo Città Futura, Active Citizenship per la scuola secondaria di primo grado, edito da Simone per la scuola. E allora, bando alle ciance, andiamo a vedere i motivi per i quali magari potrei adottare questo volume, che potrebbe seguirmi nell'arco di tutti e tre gli anni, insomma, in un viaggio tra quelli che sono, non tutti, ma alcuni di quelli più importanti, gli obiettivi dell'Agenda 2030. Come sappiamo, nella scuola secondaria di primo grado abbiamo questa disciplina dell'educazione civica, la cittadinanza attiva, che dovrebbe essere trasversale a tutte le discipline. E allora perché non farlo anche in inglese, con un supporto didattico, un supporto editoriale, quindi proprio un volumetto che può aiutarci e che fa parte tra l'altro di una collana un po' più articolata, disponibile anche in lingua italiana. E allora andiamo a vedere i motivi per i quali il volume potrebbe esserci utile nella didattica di tutti i giorni. Intanto questa è la copertina, come vedete riprende i colori della bandiera dello UK. E è il volume, come dicevamo, di educazione civica, lingua inglese, scuola secondaria di primo grado, in linea con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, strutturato su 4 moduli. Quindi si parla di Human Rights, Climate Action, Health and Wellbeing, Cyberbullying. Ognuno di questi tocca alcuni di quelli che sono forse tra i più importanti obiettivi dell'Agenda 2030. Quando infatti si parla di diritti umani con United Nations, Amnesty International, diritti dei rifugiati, delle donne, dei bambini, tematiche come pregiudizio, stereotipo, discriminazione, che toccano altri argomenti come l'Olocausto, Gandhi, Martin Luther King e Mandela. Chiaramente in tutti questi casi noi stiamo toccando quelli che sono obiettivi particolari, come l'obiettivo 5, quella della gender equality, l'obiettivo 10 della equality within and among countries, e il 16, che è quello ovviamente della pace. Climate action, quindi con Greta Thunberg, la necessità di un safe environment, pollution con cause e conseguenze, il tema della sustainability e alcune come dire soluzioni come recycling and renewable energy. Ovviamente in quel caso stiamo trattando altri obiettivi, come l'obiettivo 7, 13, 14, 15, proprio per la sostenibilità sul nostro pianeta Terra. Ancora salute e benessere, quindi il diritto chiaramente alla salute, uno stile di vita sano, come mantenersi sani con igiene personale, i benefici dell'esercizio regolare che noi dovremmo praticare durante le nostre giornate, mangiar bene, la dieta mediterranea, la piramide e quelli che anche che sono i disordini alimentari. Quindi tutte tematiche che sono affrontate all'interno del volume e che toccano in questo caso invece gli obiettivi 3 e 4 della Agenda 2030. Infine l'ultimo, il cyberbullying, con i motivi per i quali il cyberbullying è diverso dal bullying, i tipi comuni di cyberbullying, le conseguenze, che cosa possiamo fare quando si verificano episodi di cyberbullismo. Rientriamo nel tema della insomma quello che è l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030. Ora, la struttura, anzi intanto prima di tutto perché alcune ragioni per le quali ancora una volta dovrei dovrei scegliere questo volume. Primo tra tutti, ripeto, questo la trattazione di questi obiettivi dell'Agenda 2030, però con un approccio particolarmente coinvolgente, perché sono presenti letture, immagini, attività didattiche e vedremo anche molte curiosità per i nostri studenti. Chiaramente ci aiuta a sviluppare le abilità linguistiche del reading, writing, speaking e listening, viene ampliato il lessico relativo a quelle tematiche e chiaramente abbiamo un rinforzo anche delle strutture linguistiche proprio della L2. Impostazione metodologica molto partecipativa, quindi vengono forniti loro sempre dei motivi per i quali sono chiamati a comunicare. Come sappiamo, la motivazione o lo scopo da raggiungere è sempre il motivo principale per il quale i nostri studenti comunicano e quindi utilizzano la lingua inglese.
ancora gli accorgimenti grafici, quindi come vedrete la struttura, grazie ad un impianto grafico che la sostiene, la struttura del libro è immediatamente riconoscibile, la struttura di contenuti, così come immediatamente comprendiamo quella che è la tipologia degli esercizi che ci vengono proposti. Quindi molta attenzione è stata data all'aspetto grafico, all'impostazione grafica, così come al multimediale. Quindi vedrete che alla fine sono presenti una serie di risorse multimediali che ci aiutano proprio nello sviluppo, soprattutto del compito autentico, del compito di realtà. E poi tutti questi materiali, queste attività che vengono proposte arricchiscono il bagaglio lessicale dei nostri studenti, ma anche quello culturale, e quindi li spingono proprio a quella che è l'open mindedness, quindi questa apertura verso culture altre, la cultura altra. E, altra cosa interessante è l'ultima sezione al termine di ogni modulo, c'è cioè questa sezione Let's Sum Up, che è orientata ad una didattica inclusiva, proprio perché i materiali sono facilitati, ma soprattutto può essere anche un momento di grande riepilogo per tutti i nostri studenti, quindi una sezione particolarmente interessante proprio per il ripasso, insomma per un quadro chiaro dei contenuti stessi. Bene, andiamo a vedere quindi quella che è la struttura del volume. Abbiamo detto i quattro moduli, qui sulla sinistra vedete un po' quello che è l'indice del volume stesso, quindi Human Rights, Climate Action, Healthy Life, Cyberbullying. Ogni modulo presenta i temi chiave, ogni tema è corredato da tutta una serie di attività didattiche che mirano proprio alla comprensione, a facilitare nello studente la comprensione del brano e allo stesso tempo approfondendo chiaramente il lessico relativo a quella particolare tematica. Ogni modulo poi vedete che all'interno presenta delle piccole rubriche di curiosità, come questa che vedete sulla sinistra, il Did You Know, con degli approfondimenti veramente molto molto spiccioli, ma anche un glossario che le aiuta nella comprensione proprio del brano stesso. A volte la traduzione, come dire, dei termini viene fornita dal volume stesso, altre volte, come vedete in questo caso qui, in questo piccolo riquadro, si chiede allo studente stesso di fornire la traduzione, quindi andare a cercarla altrove. Poi alla fine nelle ultime pagine di ogni modulo, una delle sezioni conclusive dedicate ai compiti di realtà prevede anche la presenza di materiali multimediali che aiutano proprio nello sviluppo del compito autentico e che sono immediatamente riconoscibili da questa icona. Quindi inquadrando il QR code oppure andando sul sito simonescuola.it è possibile accedere a queste risorse che insomma, a breve vi farò anche vedere, e che sono disponibili sia in classe, cioè le possiamo utilizzare sia in classe con il supporto della LIMO, della Digital Board, ma anche in autonomia, quindi lo studente a casa può utilizzarle tranquillamente in autonomia. Ed ecco alcuni esempi, vedete questo, gli Human Rights, quindi si tratta di bacheche, come vedete, digitali, che contengono una serie di risorse a corredo con giochi interattivi, come sviluppare, come aiutarli a sviluppare un logo magari sul progetto che stanno portando avanti, questionari, dei contenuti che sono disponibili in formato PDF proprio per aiutarli poi a trasformarli in multimediale, degli esempi di infografiche, i link anche a possibili, come dire, applicativi cloud che possano aiutarli proprio nello sviluppo, nella realizzazione del prodotto finale. Poi abbiamo anche delle sezioni particolarmente dedicate soprattutto alla riflessione finale, con delle domande che li aiutino proprio nel processo di come dire, riflessione su quello che è stato fatto, sul prodotto finale, ma anche sul processo che ha portato al prodotto finale. Alcuni esempi di prodotti finali già sviluppati, e poi rubrica valutativa e autobiografia cognitiva, che sono degli strumenti utilissimi proprio per valutare anche tra pari quelli che sono i prodotti digitali sviluppati. Ed ecco la bacheca disponibile per il primo modulo, per il modulo che è insomma dedicato proprio al
al tema dell'ambiente. Come vedete, sono strutturate sempre allo stesso modo, perché il processo che poi porta allo sviluppo del compito autentico fondamentalmente è sempre lo stesso, è diviso sempre negli stessi step, e cioè la fase del brainstorming, quella in cui acquisisco le informazioni, le metto insieme, inizio a strutturare un'idea di prodotto finale, sviluppo il prodotto finale, rifletto su quelli che sono stati le difficoltà, i momenti più belli di questo percorso, e infine lo mostro all'esterno e insieme lo valutiamo. Quindi una valutazione da parte del docente, tra studenti e auto, anche un'auto valutazione. Questa invece è la bacheca sulla Healthy Life. Come vedete, anche graficamente riprendono un po' quelle che sono le tematiche sviluppate, strutturate sempre allo stesso modo, e questa è quella sul cyberbullying. Le troviamo all'interno delle espansioni web, delle espansioni web, ma anche inquadrando il QR code. Ancora andiamo avanti e vediamo che ogni uno di questi quattro moduli presenta delle sezioni finali. Una prima sezione, già detto prima, Let's Sum Up, di riepilogo di quello che di tutti i contenuti che sono stati trattati all'interno del modulo stesso, dedicati a studenti con bisogni speciali, ma anche no, quindi semplicemente come ripasso veloce del modulo. Sezione Let's Check, come momento di verifica dei contenuti che sono stati acquisiti, è una verifica strutturata sempre su base 20. Bene, ancora una sezione a cui io sono particolarmente legata, perché è una sezione in cui credo molto, è quella in cui gli studenti, dopo aver acquisito i loro materiali, si trovano adesso in una fase di rielaborazione che ha un'efficacia didattica ancora più forte, perché devono produrre qualcosa di proprio. È una sezione che è chiamata appunto Active Citizens, presenta dei compiti di realtà proprio per lo sviluppo delle competenze degli studenti, parte da una situazione con concreta, reale, di ipotesi di problema, ipotesi di una criticità, chiedendo agli studenti di immaginare di essere altro e di realizzare dei prodotti finali di natura diversa. Quindi indicazioni precise su quello che loro dovranno fare, gli forniamo dei materiali utili anche all'interno delle bacheche che abbiamo visto precedentemente. Ci sono poi tutta una serie di indicazioni operative molto molto dettagliate per ognuna delle varie fasi, con dei materiali digitali a supporto. E questo è un esempio di, come vedete, le fasi sono le stesse presenti anche all'interno della bacheca, quindi nella fase del brainstorming, via via in ognuna di queste, con delle indicazioni, ripeto, particolari. E allora, ecco le parole chiave per le quali potrebbe esserci veramente molto utile il volume Città Futura: interdisciplinarietà, trasversalità, ICLIL, metodologia attiva e partecipativa, interattiva, didattica per competenze, compiti di realtà, il multimediale e soprattutto le due parole che sono fondamentali, engagement e motivation. Ora andiamo a vedere dove si trova anche una spiegazione un po' più, ancora più dettagliata del nostro volume. Noi siamo qui sul sito di Simone per la Scuola, il titolo del volume, il prezzo, l'autore, e qui abbiamo delle informazioni aggiuntive, dei materiali aggiuntivi che possono esserci molto molto utili. Intanto la possibilità di scaricare un'anteprima. Eccolo qui, qui abbiamo alcune pagine di esempio del volume, eccole, con la presentazione, l'indice e poi insomma qualche pagina relativa al primo modulo, che è quello dei diritti umani, in modo tale da visionare anche la struttura del volume stesso. Le espansioni online, che sono quelle che abbiamo visto precedentemente, cioè le bacheche digitali, anche delle schede adozionali, che scarica proprio un file con le motivazioni per le quali adottare il volume, la possibilità di chiedere una copia saggio, i materiali del docente, che però sono riservati a coloro i quali chiaramente hanno adottato il libro, un piccolo abstract, vedete, eccole qui i quattro topic, i quattro moduli in cui è strutturato. E mi fermo qui, quindi insomma
vi ringrazio per avermi seguita fino a questo punto. Io spero che possa effettivamente essere utile. Il volume è nato proprio dall'esigenza di strutturare nelle nostre classi delle attività che siano in linea con gli obiettivi principali di Agenda 2030, quelle attività che ci vengono chieste anche quotidianamente per proprio lo sviluppo anche delle competenze anche digitali nei nostri studenti, in relazione alla trasversalità della cittadinanza che è richiesta proprio dalle indicazioni ministeriali. E allora, ripeto, spero che questo volume possa esservi davvero davvero utile e ci vediamo prossimamente. Ciao, buona giornata!